Situazione, sono in treno e di fianco a me si siede una ragazza, penso appena ventenne, con la solita postura cliché da pariolina, ossia borsetta di marca sul braccio sinistro e smartphone di lusso saldamente sulla mano destra. Stavo leggendo una rivista per i fatti miei, tuttavia dopo qualche dozzina di minuti la mia attenzione sulla lettura si è affievolita. Ho infatti iniziato a notare che con una cadenza di circa 2 minuti questa ragazza andava a controllare qualcosa sullo smartphone e lo faceva con un rituale ieratico degno di un androide. Sostanzialmente non vi erano segnali acustici o vibrazioni che avvisavano di qualcosa, ma questa teenager con una destrezza e velocità che mi impressionavano, soprattutto con il pollice destro, andava ad aprire sempre le stesse 2 applicazioni dal desktop dello suo smartphone, osservando il display per pochi nanosecondi e subito dopo richiudendolo per rimettersi in posizione di attesa con la mano pronta a rifare il tutto entro pochi minuti. Non ho potuto fare a meno di notare che il tutto è andato avanti per quasi un'ora senza che nel frattempo avesse scritto o ricevuto niente. Devo dire che mentalmente ho pensato che questa ragazza fosse schizofrenica o avesse significativi problemi di igiene mentale, e lo dico non con spirito offensivo ma casomai diagnostico. Preciso subito che non ho lo smartphone e non ne voglio sapere di averlo. Mi accontento di un vecchio e super basico cellulare Nokia che può al massimo inviare un messaggio con il T9. Quando eravamo adolescenti, almeno per quelli nati agli inizi degli anni 70, i genitori, i parenti, i conoscenti, gli insegnanti a scuola ti dicevano tutti fino alla nausea di non accettare in nessun modo dosi di droga gratis da sconosciuti. Allora andava di moda l'eroina, che te la offrivano proprio per provarla gratuitamente una prima volta. La ragione era molto semplice: oltre ai danni irreversibili alla salute e allo status sociale, questa produceva anche la assuefazione. Ragione che ti spingeva a fare di tutto poi per procurartela successivamente. Qualcuno forse si ricorderà in quell'epoca i furti ai mangianastri estraibili nelle autovetture. L'eroina nella seconda decade del nuovo millennio è rappresentata dallo smartphone e dalla sua interazione ossessiva nelle varie piattaforme di condivisione sociale ormai arcinote, sostanzialmente la dipendenza dai social network. In ambito medico è stato anche coniato l'acronimo di FOMO per descrivere questa patologia e disordine della psiche, che significa l'acronimo Fear of Missing Out. Tradotto, rappresenta l'ossessione di sapere e controllare tutto quello che accade sui profili social delle persone che conosciamo e seguiamo. Chi è padre con figli adolescenti è consapevole di come dormono ogni notte i propri cari, smartphone sotto il cuscino e controllo ossessivo del profilo e delle varie chat anche durante le ore di notte profonda. Proprio come l'eroina, anche lo smartphone in sé oggi è diventato il principale nemico per la tua salute, la tua attenzione, la tua felicità e la tua produttività sul lavoro. Non mi dilungo sulle conseguenze che il suo uso prolungato e sconsiderato provoca agli occhi, all'udito per via delle cuffiette e alla colonna vertebrale. Testa sempre inclinata in avanti col peso mal distribuito per osservare il display. Toccatemi tutto, ma non il mio smartphone, mi verrebbe da dire. Tuttavia voglio farvi fare questa riflessione. Ma a che cosa serve oggi lo smartphone? Non mi dite per lavorare perché vi stareste mentendo da soli. L'80% del traffico dati che si sviluppa su questi dispositivi mobili è indirizzato verso Facebook, WhatsApp, YouTube e i vari servizi di messaggistica istantanea. La produttività crolla inesorabilmente perché si è costantemente disturbati dai vari pling e plong di allerta sonora per qualche sciocchezza, commento di haters
o foto di gattini che qualcuno sta postando. Se vi capita, guardate anche gli effetti che provoca sugli adulti. Penso sia la norma ormai osservare al ristorante un'intera famiglia davanti ognuno alla propria pizza che si fa i fatti suoi guardando qualcosa su quei dispositivi. Come l'eroina negli anni 70, lo smartphone ti sta trasformando in un automa celebro leso con un basso livello di autocoscienza. Si pensava in passato che la tecnologia del futuro avrebbe aumentato mediamente i livelli di quoziente di intelligenza dell'intera popolazione di una nazione. Scopriamo oggi che accade proprio l'opposto. Un istupidimento e imbarbarimento generale. Pensiamo a quelli anche che attraversano la strada guardando il display dello smartphone, dovuto per la maggior parte a questi strumenti interattivi che stanno forgiando i nuovi malati mentali dei prossimi decenni, consumatori seriali di Prozac e Laroxil. Se lavori e devi effettivamente produrre, non ti puoi permettere queste costanti e sistematiche distrazioni futili. Elon Musk, considerato l'imprenditore più illuminato del mondo, comunica con il suo entourage direttamente face to face oppure in alternativa solo via email. Lo stesso fanno tanti altri grandi tycoon, Bill Gates compreso, che ha bandito lo smartphone ai suoi figli in casa. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo: come si fa a vivere senza smartphone e social? Attenzione, non sto sostenendo l'abbandono dai social. Purtroppo il mondo odierno ci obbliga ad avere una presenza sulla rete. Solo che dobbiamo prenderli per quello che sono e possono limitatamente offrire. Chi dice di mettere lo smartphone in modalità stand-by, così può solo ricevere telefonate e non viene in questo modo disturbato durante la giornata, si dovrebbe porre una domanda. Ma che te ne fai allora dello smartphone? Prenditi un cellulare basico. Risposta: sì, però in questo modo potrei dare l'impressione di essere un troglodita tecnologico che non segue la moda. Appunto, ecco che cosa vi hanno fatto diventare. Adepti seriali di queste grandi case tecnologiche che vi spingono a comprare devices mobili da diverse centinaia di euro con un potenziale tecnologico che, se vi va bene, utilizzerete effettivamente al 10% e che nella maggior parte dei casi vi servirà per ostentare lo strumento come status symbol in società. Per questo motivo, ad una riunione, ad un incontro o al ristorante, la prima cosa che si fa è porre lo smartphone subito ben in vista sulla tavola per ostentare la propria fede all'interlocutore che vi sta di fronte. Io sono uno che compra Apple, io invece Samsung, oppure io sono anticonformista e voglio solo Huawei. Alla fine solo pochi si accorgono che non sono loro a possedere uno smartphone, ma è lo smartphone a possederli.